Sicuramente il fatto di sentirlo è una cosa abbastanza normale, un derby, e sappiamo che loro verranno qui per vincere la partita. I tifosi sentono molto questa partita e noi cercheremo di mettere sul campo tutto quello che abbiamo. Insomma, poi venire dopo una partita di Foligno dove la botta è stata dura, veniamo psicologicamente forti del fatto che adesso non possiamo sbagliare. La sosta di domenica scorsa secondo te è servita a voi calciatori per smaltire un po', diciamo, l'amarezza della gara contro il Foligno, ma anche per recuperare quella forza psicofisica utile poi per questa ultima fase del campionato? Non lo so, forse la sosta è stata una cosa più a sfavore, nel senso che dopo una partita che non hai convinto, che dovevi vincere contro una squadra secondo me inferiore, c'era subito la voglia di giocare la domenica dopo. La sosta è stata forse una cosa a sfavore nostra. Ecco, forse questa è una settimana un po' particolare per te. Io è tanto che aspettavo una possibilità dopo anche gli sfortunati episodi dell'espulsione. Niente, io cercherò di dare il mio apporto massimo se il mister mi chiamerà in causa. Ecco, parlando di questi episodi delle espulsioni, secondo te hanno inciso sul tuo campionato, diciamo? Non lo so, sicuramente dall'esterno forse ho sentito dire Palermo è un giocatore falloso, Palermo non è affidabile. Questo a me dispiace perché poi insomma non sono mai stato un giocatore cattivo. Non ho fatto due falli in tutto il campionato, ho preso due cartellini rossi. Secondo il giudizio di chi? Insomma, c'è un giudice di gara ed è lui che sanziona i vari interventi. Io credo che noi non siamo assolutamente eccessivi. Secondo valutate voi l'espulsione mia con la Ternana, insomma, io non lo so. Io credo che la squadra più cattiva del campionato non credo che possiamo essere noi. Sicuramente andiamo decisi sulla palla, il nostro gioco è quello di aggredire l'avversario, però non siamo mai stati cattivi. No, io infatti ti dico che secondo me sono dati anche condizionati dal fatto che un arbitro ha deciso di avere una decisione rispetto a un'altra, come può essere l'espulsione mia, quella di Burrea Lanciano, insomma, alcune secondo me anche eccessive. Senti, la domanda riguarda proprio te personalmente. Sì. È sembrato all'inizio del mercato, parlo della prima decade di gennaio, dopo della partita con Lucchese, eccetera, che ci fosse stato un momento in cui tu potessi essere vicino anche ad andare via. È una ricostruzione, diciamo, sbagliata, è stata anche in discussione questa possibilità anche per il fatto che non trovi spazio, eccetera, oppure no? Beh, sicuramente il fatto di aver giocato poco è dispiaciuto, questo. Però andare via da Foggia a me dispiaceva anche perché non ho lasciato niente, quindi io aspettavo tanto questa occasione, nonostante ci fosse stato qualche movimento nel mercato di gennaio, io ho preferito rimanere qui, insomma, io voglio lasciare qualcosa qui e se è possibile anche andare avanti con questa maglia il più lungo possibile. Ecco, Palermo, domenica può essere l'occasione, non dico del riscatto, però di metterti in luce anche agli occhi dei tifosi, perché Foggia Barletta è una partita molto sentita. Sul piano personale come la vivi? Cioè, per cercare ovviamente, ecco, proprio per rifarmi le tue parole, per cominciare a dare un'immagine diversa della tua tipologia di gioco a chi ti viene a vedere, a chi ti viene a guardare, allo stesso mister, per guadagnare credibilità agli occhi del mister e quindi ritagliarti uno spazio più importante nell'ambito della squadra, insomma. Sì, diciamo che io la vivo un po' come Roma-Lazio quando giocavo in primavera con la Roma, è una partita per me sentita come se fossi un foggiano, insomma, io so quello che vuol dire vivere un derby, certo. Quindi sicuramente ci sarà un filo di tensione che però andrà via sicuramente coi minuti e insomma, dai, speriamo di finire la partita e di non avere rimpianti. Poi il risultato è una conseguenza del gioco, come dice il mister. Una curiosità personale: il centrocampo a tre si addice alle tue caratteristiche tecniche? Non credo di sì, spero di sì. Sto imparando molto, è un modulo che. Però non lo conoscevi molto
quando giocavo 4-3-3 ero molto 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 giovane, esatto. L'unica volta, e giocavo davanti alla difesa, però poi non ho più toccato questo modulo. E, insomma, quindi ci può essere stato anche ad inizio stagione, diciamo, questo passaggio? Non lo so, non te da lo so tipo dire. Sicuramente il gioco che hai fatto fino sì, a sì, qualche sì, sì. mese sicuramente prima. Abituato a giocare sempre a due, o comunque a giocare dietro le punte, trovarsi in centrocampo a te che non è né l'uno né l'altro, sì, è stato un po' un motivo di... Però insomma io penso che... Quindi può aver influito, insomma. Non lo so, io penso anche che per le qualità mie forse potrebbe anche mettermi in risalto quella posizione. Poi io credo che dipenda molto da me. Con l'Andria non credo di aver giocato. In casa. No, ho giocato già con la Ternana. Quella che dici dal primo minuto? Dal primo minuto. Con la Ternana. Forse mi conto meno. Secondo te la cosa che il Barletta venga qui a Padova con un nuovo tecnico che farà il suo esordio proprio qui allo Zaccheria può essere quel fattore in più che potrebbe dare la carica ai biancorossi? Non lo so, io credo che sicuramente è una squadra diversa da quella che abbiamo incontrato all'andata. Ci sono molti nomi nuovi, anche l'allenatore nuovo. Però credo che loro già erano una squadra buona prima, secondo me. Per stare in quella posizione di classifica erano un'ottima squadra. Poi sicuramente vengono rinforzati, ma noi il nostro atteggiamento mentale non cambia. Cercheremo di fare il risultato e non ci accontenteremo del pareggio. Ecco, hai parlato in apertura di questa intervista di non possiamo sbagliare perché l'apporto di Foligno è stata dura. Da questo punto di vista, come reagite in questa settimana il gruppo dal punto di vista emotivo e cosa non deve sbagliare nell'approccio alla gara? C'è stato rammarico, insomma, adesso dovrebbe essere un capitolo chiuso quello con il Foligno, però sicuramente dopo la partita ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, ci siamo detti come è stato possibile perdere dei punti, lasciare 4 punti al Foligno. Quindi, come ti ho già detto, dopo la partita col Foligno noi avremmo giocato anche il giorno dopo, credo. Però adesso domenica si sta avvicinando e quindi avremo la possibilità di scattarci. Secondo te che ti è mancato fino a questo momento per dimostrare il tuo valore? Un po' di continuità forse? Non lo so, sicuramente il ritmo partita è una cosa importante. Io credo che il miglior allenamento sia la partita. Quindi quello potrebbe aver influito. E poi insomma sono scelte del mister, quindi se ha visto così fino ad ora ci sarà sicuramente un motivo. Io credo che sia sempre il momento propizio per fare qualcosa di buono. Anche nelle situazioni sfavorevoli c'è sempre modo di dare qualcosa di buono. Il rammarico mio è stata per la squadra, penso che sia stata la continuità. A volte vincere partite difficili come sono quelle del Benevento, giocare un partitone contro l'Atletico Roma meritando di vincere, anche se poi non siamo riusciti a portare 3 punti a casa. E poi perdere punti col Foligno. Sicuramente sintomo di discontinuità, noi dobbiamo migliorare sotto quel punto di vista e lo sappiamo, noi questo lo sappiamo. E questo è un problema secondo te fortemente mentale? Sì, non credo che sia un problema legato al fattore fisico, è un problema sicuramente psicologico. A posto?